Oggi il grave problema che riguarda tutta la risicoltura europea è quella delle importazioni da zero. Queste importazioni che sono frutto di accordi unilaterali che non sono stati ben soppesati nel momento della sottoscrizione stanno creando una riduzione della coltivazione del riso cosiddetto indica, cioè il riso long grain, il che ha determinato uno squilibrio a livello commerciale con una produzione invece degli altri risi, cioè japonica, e questo ha creato una differenza di prezzo notevole, un calo dei prezzi notevoli. Noi chiediamo che venga la Commissione che venga ripristinato questo equilibrio, la clausola di salvaguardia è una delle possibilità, ma abbiamo anche sollecitato gli europarlamentari che sono intervenuti oggi a marzo, quando incontreranno la Commissione europea, di far presente che è possibile anche modificare il regolamento, in particolar modo l'articolo 29, che consentirebbe un automatismo nella clausola di salvaguardia senza incorrere invece nella cosiddetta investigazione da parte della Commissione europea. Ma abbiamo tutta un'altra parte ancora da affrontare, sarà quella legata al discorso dell'etichettatura, sarà quella legata alla richiesta alla Commissione di misure aggiuntive, misure di emergenza per il settore riso e anche a livello promozionale delle misure ad hoc per la promozione del riso europeo. E quali sono i maggiori competitor per i risicoltori europei? Oggi direi che il competitor maggiore è sicuramente la Cambogia, un paese che rientra nel regime EBA, è un paese il quale può esportare da zero, è un paese nel quale il quale è diventato il primo esportatore di riso in Unione Europea, quindi superando la Thailandia che invece è un paese che paga dazio, ma soprattutto è un paese nel quale è stato riconosciuto da parte della società incaricata dalla Commissione di verificare l'esito di questi accordi, dicevo, è in un paese nel quale da questo documento si legge che per il riso e per lo zucchero in Cambogia sono avvenute delle importanti violazioni dei diritti umani e questo va in contrasto con lo spirito di questi accordi. E nell'ambito degli accordi internazionali il riso deve essere considerato, è considerato, come è stato detto negli incontri dei vecchi del WTO, un prodotto sensibile. Abbiamo anche però detto che il riso è un prodotto per la quale la PAC ha riconosciuto una propria specificità e questa specificità noi dobbiamo combattere per farcela riconoscere anche nella prossima programmazione.